Cari amici, oggi vogliamo preparare una ricetta che è la trippa alla romana. Noi tutti i giorni mangiamo aragoste, bistecche, allora ci siamo stufati e voglio mangiare una cosa che diciamo che è meno costosa, che è anche molto buona. Una volta era il cibo dei poveri, adesso lo mangiano anche i ricchi. Penso che lo mangerà anche Berlusconi, Tronchetti Provera. Vabbè, rettifico, non è la trippa alla romana, è la trippa al sugo. Vediamo come viene. Certo, le ricette alla romana, alla fiorentina, quelle, se, non le possiamo seguire perché non abbiamo tutti gli ingredienti, quindi facciamo come viene, vediamo come. Se è buona, vi dico che è buona, se è cattiva, vi dico che è buona lo stesso. Ok, allora, adesso la stiamo facendo a listarelle, a pezzetti piccoli. Questa qui è la parte migliore della trippa, che è quella spugnosa, è la parte più pregiata. È già cotta, no? È già cotta, l'abbiamo già cotta. Qui invece abbiamo gli ingredienti per preparare il sugo: la cipolla, la carota, il sedano, l'olio, tutto quello che serve. La cipolla questa qui l'avevamo congelata. Qui abbiamo le patate, ma queste le faremo fritte. Ok. Comunque, per preparare una trippa non è tanto semplice. Per fare il sugo ci servono pomodori pelati, sale, cuocere per 20 minuti, la trippa intanto cotta è già scolata, eliminiamo le carote e la cipolla, versiamo l'olio e il vino, e la menta servirebbe, che non ho, mi sembra che non ce l'ho, mi sa. Poi devo farle rosolare per qualche istante mescolando tutto. Poi eliminiamo dal sugo il grasso del prosciutto, e noi non abbiamo il grasso del prosciutto, metteremo un po' di guanciale. Il grasso del guanciale sarà buono uguale, non lo so. Poi uniamo questa salsa, questo sugo, con la trippa e mescoliamo, amalgamiamo bene per insaporire bene la trippa, e proseguiamo la cottura per circa 20 minuti. Poi, a parte, in una padella metteremo del sale, del pepe, che poi lo maciniamo. In questo modo viene più esaltato, viene esaltato il sapore del sale, il profumo del sale, del pepe. Poi serviremo la trippa con pecorino, che noi non abbiamo, e quindi metteremo il formaggio normale, che è quello comprato grattugiato già. Insieme metteremo questo pepe che avremo macinato, pepe che abbiamo tostato e macinato. E quindi questa dovrebbe essere la ricetta. Adesso proseguiamo e poi vi faccio vedere com'è il risultato finale. Allora, come potete vedere, la trippa si sta cuocendo con il sugo. Vedete? Ho messo pure un po' di alloro io, non era previsto con quelle ricette che abbiamo letto. Però abbiamo fatto una ricetta nostra, dai, alla fine, vediamo come viene. Possiamo seguire le ricette. Adesso l'assaggio, faccio un assaggino. A me mi sembra un po' insipido. Io lo sento un po' insipido questo sughetto, non vorrei criticare la cuoca, ma... io lo sento insipido. Qui che ci sta? Ah, qui sono le patate che stanno bollendo. E qua c'è il caffè che sta uscendo. Il famoso caffè con la moca. Ci hai messo un po' di sale? Sì, me lo abbassiamo. Il caffè è un'altra cosa che va fatto a fiamma piccola, lenta. Fiamma lenta va cotto, altrimenti cotto. Altrimenti esce veloce e non sa di niente. Comunque mi sembra buono. Questo è il sugo per il ragù. Cioè il sugo per il ragù, il sugo per la pasta. Ah, mamma mia, tremenda, altro che Benetta Rossi, mi piglia in giro questa. Comunque vediamo, qui che c'è in questa padella? Facciamo vedere tutto. Ah, qua è un misto di zucchine, olive, non lo so che ricetta è questa, non lo so. Io te lo ripeto, di cucina sono negato, però.
facile, non mi sono mai innamorato di cucinare io. Queste le patate come le facciamo? A fettine, le facciamo a fettine, un po' di prezzemolo, un po' d'olio e un po' d'aceto. Pezzo così. Vedete i fumi? Sono belli a vedere i fumi che escono. Adesso vi faccio vedere quando esce il caffè e poi chiudo. Il sale l'abbiamo messo, il pepe pure, quindi c'è rimasto da fare niente, bisogna aspettare solo che si cuoce. Bisogna assaggiarla ogni tanto per vedere se è cotta, perché se è scotta non va bene, se è cruda peggio. A proposito, approfitto per ricordarvi un aneddoto. Al ristorante una volta siamo andati, evidentemente la trippa non è bastata, è aggiunta l'altra, oppure erano due tipi di trippe diverse, non lo so, una parte era cruda, una parte era troppo cotta, e infatti non la sapeva fare, però ci siamo andati. Ecco il caffè che esce, vedete? Deve uscire lentamente, così, al minimo della fiamma, vedete? Adesso questo qui viene uno spettacolo, perché vedete come esce lentamente. Ecco, così deve essere. Un buon caffè fatto con la moka deve essere. Deve uscire lentamente. Un'ultima zoomata sulla trippa, eccola qua, il profumo, mamma mia che profumo che si sente, peccato che non potete sentirlo voi, ma un giorno faranno un'app che possiamo inviare anche i profumi, possiamo inserire sul canale i profumi. Va bene, allora, se questo video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, ecco qua il caffè, vedete, posso spegnere. Che spettacolo che è. Abbiamo fatto due ricette in una, come fare un buon caffè e come fare una buona trippa che non sia né alla romana né alla fiorentina né alla bolognese né alla milanese, è una trippa così come ci è venuta a noi. Ok, allora mettete un bel mi piace, al prossimo video.